benvenuti in questo nuovo video di Einelson Academy dal titolo Manutenzione impianto a gas, in cui ti mostrerò come gestire e manutentare l'impianto gas a bordo. Vedremo quali elementi lo compongono, come cambiare la bombola esaurita in sicurezza, ma soprattutto sostituiremo il regolatore di pressione e le tubazioni in gomma. Cosa useremo? Valigetta attrezzi, panno assorbente, WD-40. Quasi tutte le barche di una certa dimensione dispongono di una cucina a gas, sia essa composta da una piccola piastra a due fuochi piuttosto che da un forno basculante completo di tre fornelli. Quando il discorso cade sul gas in barca, molto spesso ci si immagina il peggiore degli scenari, quali una perdita o il regolatore che salta. Proprio per evitare questo tipo di problemi, vediamo insieme quali sono i principali elementi di un impianto a gas. Innanzitutto, il gavone. Nelle barche di nuova concezione, il luogo dove troviamo il serbatoio del gas è a chiusura stagna ed è dotato di un ombrinale dal quale, in caso di perdita, il gas possa uscire senza pericolo. La bombola, che è appunto il serbatoio del gas. Ce ne sono di diverse marche e diversi tipi in commercio. Un consiglio: quando acquisti o sostituisci la bombola, fai attenzione che l'o-ring sia integro e che la presenza di ruggine sia minima o meglio ancora nulla. Il regolatore di pressione, come dicevo, serve ad abbassare la pressione di uscita del gas. Nessuno vuole fare una carbonara su di un lanciafiamme. Spesso è collegato direttamente alla bombola ed è importante controllare che sia sempre in buone condizioni. Il tubo di gomma a bassa pressione. Deve essere certificato e riportare la corretta dicitura. Non usare tubi che non riportano la data di sostituzione. Il tubo di gomma rappresenta le due parti terminali del sistema. È installato fra il regolatore di pressione e il tubo metallico, fra il rubinetto di intercettazione e la piastra di cottura. Tubazione metallica. Il tubo che passa all'interno dei gavoni ed arriva fino al rubinetto posto prima della piastra di cottura. Il rubinetto di chiusura rapida, il quale interrompe il flusso di gas se chiuso. La piastra di cottura o forno, che è banalmente dove facciamo il caffè e cuciniamo gli spaghetti. Dobbiamo procedere così. Innanzitutto chiudi il gas, stacca la bombola dall'impianto. Per cambiare la bombola dovrai prima chiuderla se ne hai la possibilità. In questo caso le bombole non sono provviste di rubinetto, ma utilizzano quello presente sul regolatore. Quindi, se la bombola non è vuota, dovrai essere abbastanza veloce per evitare che il gas fuoriesca durante la separazione. Ora rimuovi le fasciate metalliche e sfila il tubo di gomma vecchio. Con il tubo appena rimosso, prendi le misure sul tubo nuovo e taglialo con un cutter. Prendi il nuovo regolatore di pressione, sostituiscilo al vecchio. In questo caso io preferisco lubrificare e pulire con un po' di WD-40. Procedi nella stessa maniera anche per la parte terminale dell'impianto. Sostituisci la bombola, riapri il rubinetto ed ora che il nostro impianto a gas è in ordine, possiamo usarlo per goderci un bel caffè. Al prossimo video! Usufruisci del 5% di sconto al momento del tuo acquisto utilizzando il codice HNTUBE10 su einelson.com. Per non perderti nessun aggiornamento, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Al prossimo video!